Benvenuti a questa ulteriore serata della 42esima edizione di Incontri con l'autore, organizzata dall'Associazione Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi, con il sostegno e il patrocinio dell'amministrazione comunale e della Regione Marche. E questa sera è con immenso piacere, dopo una lunga camminata, avere qui come ospite questa signora che sta alla mia destra, voluta fortemente da un'altra grande persona che abbiamo qui in sala, che è quella signora lì, l'editrice Ventura. Buonasera, benvenuta. Alessandra Maltoni, grazie per essere qui con noi. Sarà il dottor Maurizio Pinchelle a dialogare con lei, ma durante la serata ci saranno interventi di un'altra persona di grande personalità, che è questa signora che sta qui, che è Rita Secconi, e poi un nostro carissimo amico, nonché lo storico numero uno di questa zona, Giuseppe Merlini. E siccome la serata è lunga, io sarò brevissimo e volevo intanto chiamare l'editrice Katia Ventura ad essere qui con noi un attimo. Prego. Questa editrice ha avuto anche il merito di portare questa scrittrice alla Camera dei Deputati, se non ricordo male. Prego, Katia. Sì, sì, abbiamo... perché questo libro è un progetto, come poi vi dirà bene anche Alessandra, è un progetto perché nasce dalla volontà di raccogliere le storie autentiche che nessuno ha mai raccontato, storie che magari chi le ha vissute non ha avuto modo di scriverci un racconto lungo, comunque storie diciamo disparate, e poi viaggia con le persone che hanno scritto i racconti. Il dottor Pinker ne ha scritto uno, siamo qui a San Benedetto, e l'onorevole De Maria ne ha scritto uno e siamo andati con lui alla Camera dei Deputati. E questo è un po' il modo di muovere questo progetto, ecco. Katia mi dà l'opportunità per ricordarvi di un evento che la Regione Marche ci ha incaricato di fare, all'Associazione Luoghi della Scrittura, che quest'anno organizzerà per la prima volta, voluta dal Consiglio, dal Presidente del Consiglio Latini, il Salone del Libro Marchigiano. Cos'è questo Salone del Libro Marchigiano? È un salone itinerante, tipo Salone del Libro di Torino, dove ci saranno 20 editori, e lei è la prima che fra altre cose ha aderito a questo, anche perché sta molto vicino a me in questa cosa, la ringrazio. Ci saranno 20 o 25 editori alla Mole di Ancona, e ognuno di loro può presentare due dei loro autori, oltre chiaramente a tutto il catalogo. Ma le presentazioni, ognuno di sono 25, quindi 50 presentazioni nei 3 giorni. Ci sarà una grande inaugurazione, probabilmente saranno 2 o 3 personaggi importanti che faranno l'inaugurazione, e poi ci sarà il sabato dove ci saranno tutte le scuole di Ancona, lì al salone più grande, sì, e che parteciperanno a questo evento. Quindi un evento a livello locale, ma a livello nazionale, che per la prima volta raccoglie tutti gli editori che vogliono partecipare a questo salone. È itinerante. Il secondo sarà fatto, perché lo dovremmo stabilire prima, ma il sindaco di Pesaro ha voluto farlo come numero 2, perché il prossimo anno sarà Pesaro, la città della cultura del 2024, quindi secondo me andremo a Pesaro e poi dopo aspettiamo gli altri posti, compreso San Benedetto, Ascoli, Macerata, che vogliono partecipare a questo evento. Grazie a loro, perché senza di loro questa roba non sarebbe mai nata. Grazie. A questo punto la parola ad Alessandra Maltoni. Prego. Dunque, intanto voglio ringraziare io Mimmo Minuto per questa generosa e splendida occasione che ci ha dato. Il mio compito è quello di un po' raccontarvi la genesi di questo libro, cioè perché è nato un libro così
che io definisco un'antologia quasi, una raccolta di memorie dove le famiglie mi hanno aperto i cassetti della loro storia e anche i cassetti delle loro foto e mi hanno cominciato a dare un pezzo della loro vita passata. Infatti la caratteristica di questo lavoro è che i testi sono solo scritti da familiari, da nipoti, da figli e c'è anche un po', ma non tanti, un po' di storia raccontata da protagonisti. Abbiamo anche un generoso ex partigiano del classe 25-26 che ci ha raccontato una sua storia di quando appunto da quasi adolescente si ritrovò a Cerreto d'Esi con l'infronte che passava lì. Allora, questo libro è nato, l'idea del libro è nata durante la pandemia, quindi io non faccio la scrittrice, adesso faccio la curatrice, diciamo, perché mi è venuta un po' questa passione, ma faccio tutt'altro. Lavoro all'Ateneo di Bologna e questo è stato un vantaggio perché come tutti voi ero anch'io davanti al computer in questo mondo sospeso durante la terribile pandemia e ho cominciato a chiedere ai miei colleghi e amici di raccontarmi un po' di loro. Siccome Bologna, molti di voi lo sanno, insomma la conoscono, è un porto di mare, c'è gente di tutta Italia, io ho cominciato a raccogliere storie che andavano dalla Sicilia fino al Friuli Venezia Giulia. Ovviamente ho privilegiato la mia regione, essendo io marchigiana, e quindi mi sono arrivate molte storie da Ancona, la mia città, e poi le altre. Ho chiesto agli amici, in particolare uno dei primi, che ringrazio tantissimo, è il dottor Maurizio Pinkerle, che penso non ha bisogno di presentazioni, e che mi ha raccontato una storia che già io in parte conoscevo, perché l'Ateneo di Bologna, memore del suo passato, ha un po' di targhe in giro che ricordano ciò che fece vergognosamente nel 1938, quindi con le leggi razziali il nonno di Maurizio, un grande pediatra, un padre della pediatria mondiale, fu cacciato dall'Ateneo, quindi un Ateneo che tende a dimenticare ma che comunque fa sempre i conti con questo passato. Quindi ringrazio pubblicamente Maurizio che mi ha dato il suo contributo, la sua famiglia, perché anche il fratello, sia per la prima che la seconda edizione, perché questo libro appunto è un libro in fieri, cioè le storie, gli autori hanno portato altri autori, quindi io l'ho diviso in fasce geografiche, quindi c'è il sud, il centro, il nord, e le storie continuano ad arrivare, infatti Katia, se ancora avrà voglia di supportare e sopportare, faremo l'Innesti 3. Dunque, quindi vogliamo dire che è una piccola collana? Sì, possiamo anche dire questo. Però l'aspetto che io privilegio è quello non solo storiografico, cioè non c'è l'apologia della resistenza, anche se va fatta l'apologia della resistenza, però non è un libro appunto apologetico né tantomeno storiografico, è un libro di vita civile, di storie, di famiglie, anche scritta con semplicità, con spontaneità. Infatti molti mi dicevano ma va bene così, ma sì, più è spontaneo, con anche errori, più va bene, non c'ha un lessico speciale, c'ha il lessico della memoria custodita nei propri cassetti, spesso non raccontata, quindi a volte paradossalmente sono più i nipoti che raccontano di quanto fecero i protagonisti, quindi c'è stato anche lo sforzo un po' antropologico di andarle a cercare le cose, a ricostruirle, trovando anche delle connessioni. Abbiamo trovato un professore di Bologna la cui mamma è stata la giovane allieva del professor Pinkerle e che firmava lei le ricette quando, no? Vabbè, poi ecco, non voglio... quindi è una connessione tra persone che si sono collegate senza saperlo a volte, tra un passato e un presente e, permettetemi di dire, anche una connessione di ambienti, perché io ho ritrovato nei racconti semplici e generosi, appunto, che mi sono arrivati, un ambiente che non c'è più. Ho ritrovato la descrizione di ruscelli ancora potabili nella provincia di Macerata. A Treia c'è una storia dove appunto ancora si beveva l'acqua nei ruscelli, file di frutteti, oppure sempre quel partigiano del 26 che me l'ha intitolato era il tempo della mietitura, perché quando il 14 luglio del 44 fu liberata Cerreto d'Esi dai neozelandesi,
era il tempo della mietitura, la mietitura che si faceva fatica a fare. La storia del professor Merlini è bellissima, me la racconterà lui, descrive una San Benedetto che non c'è più, perché vedo appunto yacht, barche bellissime, tutto stupendo, ma il fascino e la solidarietà di quei motopescherecci che portarono in salvo, perché a pochi chilometri c'era la libertà. Ah, credevo che era... E quindi... Niente, poi dicevo prima, e concludo, perché i protagonisti sono gli autori, c'è la storia dei bambini, no? Questi occhi di bambini che vedono arrivare aerei mentre loro stanno giocando. E uno di questi, per esempio, era mio padre, che mi ha sempre raccontato che lui al borghetto giocava sotto le barche e vedeva arrivare gli aerei che bombardavano su Ancona. Ma lui pensava che fosse tutto un gioco. Quindi io mi auguro che la nostra provincia, perché questo è un po' lo scopo, perché io sono contenta che siano arrivate storie delle province, senza nulla togliere al mio amico di Bologna, a saluto Colonnelli, che è il professor Colonnella, ciao. E questo mio amico è un onorevole, ma è stato sindaco di Marzabotto, quindi lui mi ha raccontato, ecco De Maria, senza nulla togliere alle tragedie di Marzabotto, di Sant'Anna, no? La storia, la grande storia, ma la nostra provincia ancora c'ha tanto da raccontare e purtroppo c'ha tanta tragedia da far conoscere. Arcevia, il Colle San Marco. Quindi ecco, se io in mio piccolo posso portare un contributo a raccontare di più la nostra provincia, perché poi tra l'altro in questa provincia in particolare è nata la Resistenza, ma per un semplice fatto cronologico, perché il 12 settembre del 43 fu ad Ascoli che un tedesco alzò la bandiera bianca di resa per chiedere, perché Ascoli riuscì a fermare per poco l'avvento dei tedeschi e del nazismo, quindi, e così anche San Benedetto. Erano i giorni del 43, ancora la grande Resistenza non era stata scritta, ma qui, come a Teramo, come nei boschi, nelle montagne, nei colli, si è fatta una resistenza molto civile, anche militare e anche molto civile, che è ancora troppo poco raccontata. Quindi io chiudo qua e mi auguro di poter portare un contributo per far conoscere sempre di più soprattutto le nostre Marche. Grazie e passo. No, adesso è il momento di Rita Stecconi, prego. Buonasera a tutti. Il primo brano che abbiamo selezionato del libro Innesti di memoria che ha curato Alessandra è proprio intitolato forse a una delle famiglie storiche di Ancona, una famiglia che ha una via, una strada intitolata, ed è proprio la famiglia di Alessandra. Il titolo è Mano nella mano di Vera Maggini, la mamma, che non è qui, di Alessandra, una donna splendida che noi salutiamo tutti, anche se non c'è. Nella mia eredità genetica ci sono le lacrime di mia madre, nelle quali galleggiavo in quei 9 mesi di gestazione. C'è il suo pianto ininterrotto per un dolore senza tempo che mi avvolgeva sommesso nella solitudine del suo grembo. C'è il mantello del suo amore senza limite per quel figlio strappato che mi nutriva, mi accoglieva e mi forgiava il cuore. Nella mia preinfanzia c'è l'odore di mio padre, un miscuglio di tabacco e mastice, era calzolaio, acre ma non sgradevole. C'è il suono trascinante della sua voce in quelle cantilene fatte di tappum, tappum, tappum. Era la sua tragedia di soldato della Grande Guerra, tradotta in nenia. C'è il poderoso sostegno del suo braccio quando mi protende come un germoglio verso il quadro appeso alla parete del PC, a farmi stampare un bacio al volto bello di mio fratello,
Alessandro, il partigiano, amato, venerato da tutti i compagni, ma che con quel gesto geloso lui lo rendeva solo nostro, il nostro Sandro. Nella mia infanzia c'è il volto scavato di mio padre, i suoi occhi brucianti che si addolciscono quando mi scrutano da sopra le lenti e mi sorridono. C'è la sua mano asciutta, forte, dove la mia si immerge fiduciosa mentre saliamo frettolosi le scale di casa. C'è lui già malato e impermesso dal sanatorio che mi attende nel cortile della scuola. Noi che camminiamo lenti e pensosi, presaghi del poco tempo che ci resta. E poi c'è mio padre nel ricordo di mia madre. Una vita scandita dalla laboriosità e dall'amore per quella famiglia sempre più numerosa, ma segnata anche dalla tragedia. Quel fratello gemello, Remo, trucidato nell'agosto del 22 da quell'orda fascista riversatasi nella nostra città, Ancona, che seminò vittime e terrore. 20 anni di fascismo che soffocarono l'azione e la parola. 20 anni di frustrazioni. E poi la maledetta guerra, la povertà, le bombe. Suo figlio, cresciuto nel rigore morale, educato alla solidarietà e al rispetto, quel figlio orgoglioso del pensiero libero, bramoso di giustizia, aveva fatto la sua scelta. Partigiano, aveva solo 19 anni. Lo lasciò andare e non lo rivide che dentro una bara. Fucilato a Ostra il 6 febbraio 1944 da un plotone di camicie nere. E lui? In un'Ancona appena liberata a luglio del 44, lui lasciò la sua casa, lasciò la sua donna in attesa di quel figlio che lui stesso aveva voluto. Si arruolò nel corpo per la libertà. Col battaglione Friuli, era il settembre del 44, e partì verso il nord per aiutare i fratelli italiani sotto il giogo nazista. Con lui partirono tutti i giovani del quartiere, tutti nel nome di Sandro, nel cuore. Volevano collaborare nella realizzazione di quel sogno di libertà e di pace per tutti. Vera Maggini. Adesso è il momento del dottor Maurizio Pinkele, che saluto e ringrazio. Prego. Allora, buonasera a tutti. Sono qui per non so quante volte già ho fatto questa presentazione, ogni volta cerco di farla un po' diversa perché anche relativamente ai luoghi dove siamo posso aggiungere qualcosa di volta in volta. Questa sera ho deciso di fare un racconto un po' più organico che prende un pezzettino sia del racconto che ho fatto nel primo volume che poi anche nel racconto che ho fatto nel secondo volume. Fondamentalmente di cosa vi parlo stasera? Vi parlo di una storia che è la storia della mia famiglia che quando io ero bambino pensavo avesse superato quasi indenne le persecuzioni e tutti i guai prodotti dalla Seconda Guerra Mondiale, perché in famiglia nostra non si parlava di queste cose, come se ci fosse un pudore, quasi una vergogna di quello che era successo. Erano state delle vittime, ma noi giovani, noi bambini non sapevamo, io non sapevo nemmeno di aver avuto una mia prozia che è stata portata in campo di concentramento mentre andava a comprare il pane a Roma e è sparita nel nulla a Bergen-Belsen, poi si è saputo tanti anni dopo. Quel poveretto del marito fino agli anni 50 gli dicevano guarda che l'abbiamo vista per Roma, e chiaramente non era vero, anzi gli spillavano dei soldi per dargli delle false notizie. Quindi c'è stata anche gente che ci ha lucrato sopra su queste sofferenze terribili. E poi piano piano, crescendo, mi sono reso conto che avevo un nonno che era un pediatra, che era stato mandato via dall'università. Soprattutto quando io ho fatto l'università, ho fatto medicina a Bologna, mi sono potuto rendere conto andando alla clinica pediatrica e vedendo che per esempio dall'album di fotografie della clinica pediatrica erano state stracciate via tutte le fotografie dove c'era il nonno e
come se la storia della clinica fosse da rinnegare. Lui era stato direttore della clinica pediatrica dal 29 fino al 38, quando fu cacciato con una lettera scritta dal rettore Alessandro Ghigi, che era un fascistone e che gli fece una lettera laconica dove diceva: entro 3 giorni lei deve abbandonare la clinica pediatrica. Poi lui, ho saputo per vie traverse, perché vedete, ogni volta parlando con delle persone nuove, incontrando persone, parlando, io parlai con Lucio Pardo, che è una personalità della comunità israelitica di Bologna, per esempio, ho saputo che il nonno si attardava, non se ne voleva andare via. Quella era la clinica dove lui era cresciuto, era stato prima studente, poi assistente, poi aiuto, poi dopo è diventato direttore, quindi era la sua vita. E questo fatto di dover abbandonare questa clinica, lui non ce la faceva, c'erano tutti i suoi malatini, tutte le persone che collaboravano con lui da anni, quindi non riusciva ad andare via. E quindi fu il nuovo arrivato, che si chiamava Gaetano Salvioli, che invece era un ex legionario, aveva meriti fascisti, era stato legionario di D'Annunzio a Fiume, quindi aveva vinto il concorso rapidamente nel 38, fatto un concorso velocissimo, era diventato nuovo direttore e lui voleva prendere il posto del nonno, quindi fu un concorso fatto per meriti fascisti, non per meriti scientifici, e quindi fece prendere a botte da una squadraccia di pestatori in divisa, in camicia nera, e lo presero a manganellate, e poi lui dovette farsi... una cosa che nella nostra famiglia non si sapeva per niente, perché lui si vergognava di essere stato picchiato dentro la sua clinica da questi qui, e quindi lo portarono a casa di un bidello dell'università, che insomma lo risistemarono per poi farlo tornare a casa, dove nessuno si accorse di questa cosa, aggressione che lui aveva subito. Questa era un po', diciamo, l'atmosfera che si viveva nel 38, quando sono entrati in vigore da un giorno all'altro le leggi razziali. Sapete, Mussolini le ha presentate a Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, e nel giro di pochi giorni sono state subito messe a regime. Poi dopo cosa succede però? Perché vedete, c'è tutta una strategia, no? Quindi dall'annullamento sul piano sociale, poi piano piano si arriva all'annullamento psichico, e poi si arriva alla fine all'annullamento fisico nel campo di sterminio. Quindi gli ebrei dovevano essere annullati in questo modo: gli portano via l'apparecchio radiofonico, per chi non lo sa, insomma anche questo era una cosa terribile, vennero cancellati i nomi e i cognomi di tutti gli ebrei dagli elenchi telefonici, quindi era proprio un annullamento, era diventato vietato anche comprare il giornale in edicola, insomma non potevano avere notizie dal mondo, e in più erano stranieri nella loro patria, fondamentalmente erano considerati come degli stranieri. C'è nel secondo volume c'è un articolo scritto da mio fratello sulla spiaggia di Palombina, che è la spiaggia dove ancora oggi noi abbiamo una villa, dove era vietato agli ebrei scendere al mare, quindi si erano costruiti sul terrazzone della villa una piccola spiaggiola con una tinozza dove facevano il bagno, perché non potevano scendere. C'era un cartello, c'era scritto: vietato l'accesso in spiaggia ai cani e agli ebrei. Quindi era questa la scritta che c'era. Quindi si sono ritrovati completamente esclusi. Cosa succede? A un certo punto, questi sono, diciamo, i capitoli scritti nel primo volume, succede che quando c'è il 25 luglio, cioè all'inizio del 43, si pensa che la guerra sia finita, invece non è finita per niente, perché incominciano ad arrivare migliaia di carri armati tedeschi che passano nella vecchia nazionale lungo il mare a Palombina, e mio padre e mia zia erano ragazzi ventenni, poco più o poco meno di 20 anni, guardano da dietro il cancello tutti questi carri armati che arrivano, e loro sanno benissimo che per loro sarà la fine, perché si sapeva che cosa facevano agli ebrei i tedeschi, per cui non sanno come fare. Papà, la prima cosa che fa, scava vicino al pollaio che c'è nel giardino della villa, scava una grande buca
buca e cerca di costruirsi una camera sotterranea, ma poi dopo capisce benissimo che è impossibile sopravvivere in una specie di tomba, per cui questa camera è stata poi dopo subito riempita di terra perché era assolutamente inutile. Ma non sapevano cosa fare e stanno lì un mesetto nel terrore perché uscire fuori non potevano, e quindi veramente terribile, finché un giorno suonano al campanello e arriva una squadra di carabinieri che era comandata dal maresciallo maggiore che si chiamava Cesare Rosignoli, e che per fortuna loro riconoscono perché nella villa c'era un campo da bocce e Rosignoli era solito andare a giocare a bocce con il mio prozio che si chiamava Gino Sinigaglia, con mio nonno e con altri della generazione passata, diciamo. Quindi andavano a giocare a bocce per passare il loro tempo, non c'erano chiaramente, la televisione non esisteva, siamo negli anni 20-30, per cui Cesare Rosignoli giocava a bocce, quindi era diventato amico della nostra famiglia. Quindi quando Cesare Rosignoli arriva, loro non sanno se Cesare Rosignoli li arresterà, non se l'aspettavano di essere arrestati, certo, ma per fortuna Cesare Rosignoli, che è stata una grandissima persona, ha detto: guardate, mi è arrivato l'ordine di deportazione, io vi devo arrestare, però vi posso dare, sono le 4 del pomeriggio, vi posso dare fino a domattina alle 11 quando verrò per arrestarvi, quindi avete poche ore, cercate di scappare, domattina alle 11 non voglio trovare nessuno dentro questa casa. E così fu, perché loro sono riusciti a fare una fuga rocambolesca, facendosi aiutare dagli amici che abitavano nella villa dietro, che si chiamavano Fibi Salvatores, in cui c'era uno dei genitori di queste ragazze amiche di mio padre e di mia zia, era un generale, colonnello, poi diventato generale dei bersaglieri, quindi poteva accedere ai documenti, gli ha fatto dei documenti falsi e quindi hanno cambiato il cognome, Pinkerle è diventato Pinchetti, per cui infatti anche dopo poi se tu guardi nel secondo volume, dove appunto si parla poi di quello che ha fatto papà quando è diventato partigiano, era chiamato, lui è conosciuto nell'elenco dei partigiani col nome di battaglia il partigiano Pinchetti l'ingegnere, e qui perché papà poi nel frattempo era riuscito a laurearsi in ingegneria, ma sapete che chi andava a scuola è stato cacciato dalle scuole, mia zia che faceva il liceo classico a Bologna fu cacciata e dovette dare l'esame di maturità con una separazione di una fila di banchi perché non doveva contaminarsi con gli ariani, e anche qui c'è la storia di un professore che si chiamava professor Fusco, il quale invece non ottemperò questa disposizione e disse: no, stai in mezzo ai tuoi amici perché non hai fatto niente di male, sei una persona normale come loro, non c'è nulla di diverso, quindi dovete stare tutti insieme, e gli fece fare l'esame insieme agli altri, quindi, rischiando grosso, perché un professore che faceva così rischiava il posto di lavoro, se non di più. Quindi organizzano questa fuga notturna, una fuga rocambolesca, dove andiamo, dove non andiamo, e questo Salvatores li dirotta, intanto li divide tutti, quindi una parte viene mandata a Nebbiano, vicino a Fabriano, in un paesino dove avevano dei terreni questi Fibbi, e nonno pediatra fu vestito da contadino, aveva il morbo di Parkinson, era molto malato fisicamente perché dopo quell'aggressione fisica che aveva subito all'università era andato molto giù, era entrato un po' in depressione anche, e la perdita della sua clinica lo aveva segnato moltissimo, e altri, per esempio mia zia, la sorella di mio padre, fu aggregata alle tre figlie femmine di Salvatores, dicendo che era la quarta, una cugina, e quindi che viveva, era sempre stata con loro, insomma, per cui gli fecero un documento falso, insomma furono mandati in varie parti della regione, per cui papà seguì i suoi genitori a Nebbiano. Poi quando, ecco, qui entriamo nel secondo volume, quindi salvati da Cesare Rosignoli, quindi la famiglia viene salvata praticamente da questo bellissimo gesto di questo maresciallo maggiore. Noi ancora stiamo cercando
i familiari, gli eredi di Cesare Rosignoli per ringraziarli, perché la famiglia gli deve tutto. Insomma, ai Salvatores sicuramente sono amici, ancora ci sono gli eredi di questo. Io mi ricordo quando morì il generale Salvatores, mio padre mi obbligò ad andare al funerale, dice, se non c'era lui non ci saresti stato manco tu, insomma. E quindi mi ricordo, ero un ragazzino, quindi mi ricordo questa cosa. Ma Rosignoli, di Rosignoli non sappiamo niente. Quindi arrivarono a Nebbiano, il nonno e la nonna sono stati messi in questa casa colonica con i contadini, ma mio padre si è subito dato da fare, aveva 23-24 anni, si è subito dato da fare, è entrato nei partigiani e non ve la faccio tanto lunga, insomma lui nei partigiani prima è entrato in un gruppo slavo, perché in quella zona intorno a Fabriano c'erano anche dei gruppi di partigiani slavi, c'era questo Popovic, poi dopo c'era un altro partigiano che si chiamava Milo, e quindi lui aveva fatto, lavorava un po' con loro, aveva una ricetrasmittente, mio padre era ingegnere, nel frattempo ho detto si era laureato in ingegneria, quindi aveva degli strumenti tecnologici che era riuscito a prendere qua e là, e quindi era utile per trasmettere anche le notizie con queste ricetrasmittenti, si collegava con i primi gruppi anche collegati con gli alleati, con gli inglesi, con gli americani. E quindi e poi dopo a un certo punto, insomma, stando in questi gruppi partigiani, conosce Cardona, che è stato un grande capo partigiano, e Biagio Cristofaro, che ha scritto un libro, Cuori partigiani, che è un libro molto conosciuto proprio sulle vicende di quella zona lì, e entra a far parte del gruppo Tigre, che era un gruppo di partigiani molto agguerriti e che facevano paura ai tedeschi, perché ogni tanto facevano saltare per aria un treno, ogni tanto facevano delle azioni in cui portavano via le armi ai tedeschi, quindi i tedeschi più volte li avevano attaccati, ma loro erano sempre usciti alla grande senza perdere mai nessuno. Cosa succede? A un certo punto, siamo ai primi di luglio del 44, e loro, e questo perché ve lo dico, perché di questa vicenda siamo riusciti per caso a trovare in un doppio fondo di un cassetto il racconto che papà fa subito dopo l'evento, quindi appena la guerra finisce, lui scrive questo manoscritto di cui noi non sapevamo assolutamente nulla, anche perché mio padre non voleva parlare di queste cose. Quindi dopo la morte di mio padre, che è avvenuta nel 2012, siamo venuti in possesso di questo manoscritto, e in questo manoscritto c'è raccontata questo episodio storico di cui fino ad allora si diceva non esiste una documentazione, quindi rappresenta un documento storico, insomma, molto importante, perché è l'unico resoconto scritto di quello che è accaduto quella notte a Vallina, sul Monte Cucco, quando questo gruppo del Tigre partigiano fu attaccato e cadde in un'imboscata. Erano 25 ragazzi, tutti tra i 18, anche meno, perché Silvestrini aveva 15 anni, tra i 15 e i 27-28 anni, sono stati attaccati da un gruppo consistente di 200-300 tedeschi contro 25 partigiani, che li hanno accerchiati nella notte, ed è successo un massacro fondamentalmente. Dopo vi dirò anche loro pensavano di essere stati traditi, avevano prelevato del materiale ai tedeschi, portato via dei camion, quindi si preparavano a entrare in Fabriano, perché siamo proprio alla fine della guerra nelle Marche, perché è avvenuto il 4 luglio, voi sapete che a fine luglio poi i tedeschi si sono ritirati e le Marche sono state liberate, quindi pochi giorni prima, ma è stato l'ultimo atto violentissimo dei tedeschi. E in questo racconto che abbiamo trovato di nostro padre viene raccontato quello che succede quella notte, quindi molto interessante. Lui racconta tutto quello che succede, quindi di questo fatto di sentirsi accerchiati, di questi proiettili che gli fischiavano le orecchie, e poi di questi amici che morivano, perché a un certo punto cominciano a morire questi ragazzi intorno a papà, e mio padre veramente è stato fortunato che non è stato colpito da nessun proiettile, e quindi riesce a un certo punto a buttarsi in una fratta e rotola giù per il Monte Cucco, insomma si ritrova in fondo al Monte Cucco salvo per miracolo, senza aver riportato ferite. Però il suo migliore amico, che si chiamava Gemiro May, e che si sentiva di morire, perché lui dice prima di questa azione, lui dice questa volta non ce la faccio, c'ero la pelle, infatti così è stato. Ma soprattutto da questo racconto emerge
il perché del fatto che mio padre per anni non ha voluto parlare di questa storia, e perché lui ha, avuto, è stato per lui, non è stata una ferita fisica, ma è stata una ferita psichica terribile, perché intanto lui ha visto morire questi suoi amici con cui scherzava fino a poche ore prima, ma poi soprattutto questo suo migliore amico, era mentre scappavano, lui ha visto che è stato colpito alle gambe, e lui ha dovuto scegliere nel giro di pochi secondi, questo si capisce dal racconto, ma lui non l'ha mai voluto dire, ha dovuto scegliere cosa fare in quei 10-20 secondi in cui questo suo amico urlava dal dolore, aveva le gambe falciate, non poteva più camminare. Papà ha dovuto scegliere se caricarsi sulle spalle questo suo amico morente con le spalle, con le gambe falcitiate, o se lasciarlo lì e scappare lasciandolo lì, sapendo benissimo che nel giro di un minuto o due i tedeschi l'avrebbero raggiunto e l'avrebbero poi giustiziato sul posto, cosa che in effetti avvenne, perché poi papà l'ha lasciato lì. Quindi perché lui dopo razionalmente dice: se resto qui con lui ci ammazzano tutte e due, faccio una scelta di vita, se io cerco di scappare almeno sui due se ne salva uno. E mio padre aveva 25 anni, ha dovuto fare questa scelta, e questo per lui ha rappresentato, io penso, un senso di colpa terribile che per tutta la vita si è portato dietro, e non ha mai voluto parlare di questa cosa, è venuta fuori dopo la sua morte, e quindi è una cosa tremenda. Quindi, ma io proprio vi dico questo, che ebbi la prova di questo quando per caso andai a una, casualmente visitando la cartiera papale ad Ascoli, c'era una mostra sull'attività partigiana nell'Ascolano, e conobbi uno storico col quale parlando, insomma, venne fuori che mio padre era stato partigiano, insomma, sapevo che aveva fatto il partigiano, ma tutte queste cose non le sapevo, per cui proposi a papà di parlare, visto che questo storico mi disse: sarebbe molto interessante sentire anche dalla voce di suo padre qual è stata la sua esperienza. E quando io proposi a papà per telefono di parlare di queste cose, papà mi massacrò verbalmente, me ne disse di tutti i colori, che lui non voleva parlare con nessuno perché di queste cose lui non ne parlava più, non si ricordava più niente, non voleva sapere più niente, insomma, per cui avevamo fatto una lite terribile, mi ricordo, pochi anni prima che morisse, aveva già un'ottantina d'anni papà, poi è morto oltre i 90 anni. Però insomma, il trovare, ritrovare in questo doppio fondo di cassetto questo manoscritto ci ha fatto capire un sacco di cose, quindi è un documento storico, ma è anche un documento per la nostra famiglia, ci ha fatto capire soprattutto quanto le ferite psichiche fanno fatica a rimarginarsi, a volte non si rimarginano tutta la vita, infatti lui si è tenuto dentro questa cosa, quel poco che sapevamo lo sapevamo da nostra madre, la quale qualcosa sapeva, ma anche lei non sapeva tutto quello che era successo. Ma questo spesso avviene, lo diceva anche Liliana Segre, no? Che dice: ho cominciato a raccontare queste cose quando sono diventata molto vecchia, perché prima c'avevo una specie di pudore che faceva sì che io non me la sentissi di parlare delle cose brutte che mi erano capitate. Quindi sicuramente questi ragazzi, io lavoro, faccio il neuropsichiatra infantile, lavoro con i ragazzi, e quindi se penso a come sono i ragazzi di oggi e a quello che invece hanno vissuto i ragazzi di ieri, cioè che hanno vissuto loro, che esperienza terribile deve essere per un ragazzo di 20, 22, 23 anni vedere morire i propri amici in una notte, sparire e dover fare delle scelte terribili in pochi secondi, che poi dopo però ti portano ad avere dei sensi di colpa tremendi. Quindi questo è quello che io ho voluto un po' condividere come racconto, e che ecco, nasce da tutta una storia di cui non si sapeva niente, che poi invece un po' alla volta sta venendo fuori. Ma dico, come diceva prima Alessandra, parlando tra anche noi che scriviamo, ogni tanto viene fuori qualcosa nuova che ci collega e che ci fa capire che ci sono delle cose che ancora non sono venute fuori, che è quasi una ricerca quasi archeologica di quello che è avvenuto, perché tante cose non si sapevano, tante cose erano nascoste, tante cose erano completamente silenti, e ci sono anche delle grosse responsabilità, per esempio da parte delle università,
che hanno devastato, distrutto psichicamente dei professori, degli allievi, grandi maestri, e poi non hanno fatto niente per, alla fine della guerra, per reintegrare queste persone. Mio nonno non fu reintegrato alla fine della guerra, è rimasto Salvioli, perché si diceva che le lancette della storia non tornano indietro, quindi ormai era diventato Salvioli nuovo direttore, per cui non è stato reintegrato il nonno, che tra l'altro era molto, si era malato per tutta questa storia che gli era successa, quindi è assolutamente nella clinica pediatrica Pinkerle non poteva poi rientrare, né lui, ma nemmeno io, che ero un suo nipote, non sono riuscito a entrare, ho dovuto fare neuropsichiatria infantile, perché in pediatria non si poteva entrare, ma tuttora si sta forse ricordando, l'ultima notizia che vi voglio dare, è che il comune di Bologna ha deciso di intitolare una strada a mio nonno dopo tanti anni e dopo tante richieste che abbiamo fatto, perché non solo noi, anche pazienti salvati da lui, così, ma il comune si vergognava, come se si vergognassero, anche l'università non ha mai voluto fare niente per riparare questa cosa, ma se non altro per parlarne, cioè, che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo combinato, non si doveva sapere niente. Nella lapide che hanno messo al Gozzadini, in clinica pediatrica, c'è scritto direttore dal al, ma non c'è scritto, cioè fino al 1938, e poi non c'è scritto perché dal 38 non c'era più, non è scritto allontanato per le leggi razziali, avrebbero dovuto scrivere, un po' come la lapide che mi viene in mente, perché molte lapidi sono state arbitrariamente modificate nella realtà. Mi viene in mente la lapide che c'è ad Ancona per gli anconetani, tutti lo sanno che c'è stato il tunnel della morte dove sono morte più di 700 persone e fino a pochi anni fa c'era una lapide dove c'era scritto qui morirono circa 300 persone e le altre 400, cioè più della metà, nessuno ne parlava, cioè perché non si può dire, perché gli americani che hanno lanciato le bombe dicevano che non era politicamente corretto far sapere che avevano ammazzato 700 donne, bambini, vecchietti dentro questo tunnel della morte. Solo da 2 o 3 anni è stato scritto la verità, dice qui sono morte più di 700 persone. E quindi tante lapidi anche che non dicevano la verità. E con questo vi ringrazio per la vostra attenzione, penso che spero di essere stato, di avervi detto delle cose che vi lascino un po' ragionare e vi lascino pensare su quello che è successo, che vorremmo che non succeda mai più veramente. Quindi questo libro, questi libri servono, questo progetto serve anche per questo. Grazie. Dite anche a voi, prego. Vincenza e Primo, ovvero che c'entra una festa con la politica? Storia di una camicia. 2 occhioni neri lo guardano risentiti, il nasino sembra anche più all'insù. Non si dice forse che il naso che guarda la testa indica tempesta? E c'è tempesta in casa. Primo guarda la giovane moglie fra il divertito e il preoccupato. È bella Vincenza. Bella e testarda. Su, al Monte Conero, aveva detto, il partito fascista organizza una festa. Canti, balli e rinfreschi. Tutta la popolazione è invitata. Andiamo, è primavera, il tempo è bellissimo. Metteranno i tavoli nella piazzetta davanti alla chiesa di San Pietro. Potremmo portare anche Silvana, è piccola, ma le piace tanto stare fra la gente. Le faremo vedere le 2 sorelle dall'alto, dalla terrazza alla fine del sentiero fancheggiato dai lecci. Chiedono solo una cosa. Perché questo tono indeciso? Per andare occorre che gli uomini si mettano la camicia nera, dice troppo velocemente. Questa cosa proprio non si può fare, rispondeva deciso e visibilmente contrariato Primo, ed era scoppiata la tempesta. Con quella gente non voglio avere niente da fare. Questo non c'entra con la politica, gridava convinta la moglie. È solo una festa, vanno tutti. Ci sarà Iride con marito e figli, Checca, Caterina, persino Zenobia con il marito, quello che non vuole uscire mai di casa.
che male c'è fare due chiacchiere fra paesani? Ci saranno anche gli anconetani, brava gente, allegra, che fa battute divertenti. Sei proprio fissato con le tue idee che non c'entrano niente con la festa all'aperto. E fra un no deciso, un pianto e un discorso convinto, un altro no meno deciso, si arriva ora a un sì. D'accordo, andiamo. Solo per farti contenta, ma torniamo a casa presto. C'è un problema però, io non ho la camicia nera. Vincenza riflette e trova subito la soluzione. Tingeremo una tua camicia bianca. Il pentolone bolle, così gli hanno insegnato. La tintura è stata versata nella giusta quantità. Ora si immerge la camicia bianca e si aspetta che prenda colore. Ecco, il tempo previsto è passato. Si prende la camicia e si stende, aspettando che il colore asciughi e prenda il giusto tono. Vincenza è contenta, ha convinto Primo, ancora non ci crede. Sembrava impossibile, eppure alla fine ha capito. Ma che c'entra una festa con la politica? È ora di andare a prendere la camicia, deve essere pronta. Si è lì, estesa, asciutta, è di un bel colore rosso. E fu così che Vincenzo e Primo non andarono alla grande festa sul Monte Conero, né mai fu chiaro se il colore sbagliato fu una svista del negozio di colori, un errore di esecuzione, il fato o il frutto di un ardito intelligente raggiro che salvò la serenità di una coppia e un'idea di libertà ben custodita nella testa e nel cuore. No, volevo dire che questo testo l'ha scritto Alberta Sciarmatori della nostra. Abbiamo spezzato un po' scegliendolo. La Regione Marche, ma non vuole parlare. E allora è il momento di Giuseppe Merlini, prego. Quale vuoi del microfono? Scegli tu. Quale? Quello con il quale mi si ascolta meglio. Buonasera a tutti e grazie ad Alessandra per l'opportunità che mi è stata data in qualche modo di raccontare la storia della mia famiglia. In realtà io però, cercando di non deludere le aspettative di Alessandra e di tutti voi, ho deciso di non raccontare la storia della mia famiglia, e l'ispirazione mi è venuta 3-4 giorni fa, appena ho ricevuto il libro, dalla quarta di copertina, lì dove Vera Maggini dice: tante le testimonianze, spesso più uguali che simili, perché in effetti la storia della mia famiglia è la stessa storia di altre decine e decine di famiglie marinare di San Benedetto del Tronto. E allora ho buttato giù una sorta di cronologia per tenere dritta la barra del timone, non per altro. E la prima data è ovviamente l'entrata in guerra, il 10 giugno del 1940, quando c'è la requisizione di tutti i motopescherecci del naviglio dell'intera penisola. Ad ogni compartimento marittimo veniva affidata una sorta di delle indicazioni con i quali andare a registrare, insomma, tutti i motopescherecci con gli equipaggi militarizzati, tutti dotati di mitraglietta a bordo, e i marinai che si erano fatti militari, che dovevano in qualche modo perlustrare i diversi mari del bacino del Mediterraneo. Con l'8 settembre del 43 c'è la grande illusione: tutti i motopescherecci che riuscirono a tornare a San Benedetto del Tronto, al porto di San Benedetto del Tronto e ormeggiare al Molo Nord, lo fecero. Tanti altri non riuscirono perché erano magari nei luoghi più sperduti, tipo non so, Bengasi, Tobruk, Tunisi. E a tal proposito è bellissima la storia della famiglia Mosca, una famiglia di armatori del secondo risveglio che, nonostante l'ordine di autoaffondare per non cadere in mano degli inglesi, faceva l'assistenza all'incrociatore San Giorgio. Loro portano gli onori della barca in patria, arrivando fino a Caltanissetta, eludendo tutti, e anche lì hanno fatto una scelta, si sono messi in fuga per approdare poi, insomma, sulle coste italiane. Dicevo, la maggior parte dei motopescherecci torna. E l'altra data,
però che in qualche modo ci porta un attimino indietro. È il Natale del 1940. Io lo scorso anno, in occasione della commemorazione di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che è stato qui a San Benedetto del Tronto per la compagnia dei carabinieri di San Benedetto del Tronto, mi sono messo a fare un po' di ricerca appunto su questa figura. E grazie ad un'intervista rilasciata da Elio Tremaroli nel 2006, Elio Tremaroli era un partigiano sanbenedettese, grazie a questa intervista rilasciata nel 2006 è saltato fuori il nome di questa donna viennese, Marianna Rathammer. Ovviamente il nome è stato italianizzato, il cognome era stato completamente storpiato, ma grazie agli archivi dell'anagrafe abbiamo rintracciato i dati anagrafici di questa signora, quindi i nipoti, come diceva il dottor Pinkerle, che auspicano di rintracciare poi i discendenti di coloro che salvarono la sua famiglia. E quindi siamo riusciti a rintracciare i nipoti e abbiamo cercato di rimettere assieme tutte le tessere del puzzle. Cosa avvenne? Che Marianna Rathammer faceva l'interprete per il comando tedesco di Stazza San Benedetto del Tronto, ma nel frattempo era l'informatrice di Carlo Alberto Dalla Chiesa. È grazie a lei che ci fu la notte del 5 ottobre poi del 43 ci fu la fuga della maggior parte dei motopescherecci sanbenedettesi. E allora, se di innesti di memoria vogliamo parlare, io mi sono ricordato quando nel 2002-2003 intervistai lì alla casa del pescatore una serie di ottogenari che poi ora non ci sono più, e presi nota di tutti questi motopescherecci che fuggirono nottetempo, eludendo i controlli, puntarono inizialmente su Termoli, ma Termoli ancora non era stata liberata e quindi virarono le prue delle proprie imbarcazioni verso le Tremiti. Oltre alla Nuova Rosina, che era della famiglia di mio nonno, c'era il Santa Rita, il Sant'Antonio, il Pier Giorgio, il Fiume, l'Adriano, l'Atlantico, l'Oriulo, il San Giacomo, il Santa Maria, il San Pietro, l'Immacolata Concezione, l'Intrepido, il Luigi, il Franco, il Pomello, l'Eolo, il Maris Stella, il Giulio Cesare, il San Nicola, l'Immacolata ed altri. Arriviamo al 27 novembre del 43, quando questa città subisce il bombardamento più crudo della propria storia, insomma, durante l'epoca dopo l'armistizio. Il 27 novembre c'è la fuga dell'ultimo moto pescareccio della famiglia Guidotti di Domenico, che loro trasferirono direttamente a Termoli e lì sono poi rimasti, tant'è che adesso i discendenti sono ancora a Termoli, non sono poi tornati su, mentre la maggior parte dei motopescherecci della marineria sanbenedettese fuggiti la notte del 5 ottobre tornarono in porto dopo l'arrivo dei polacchi. San Benedetto è stata liberata dai polacchi tra il 18 e il 19 giugno del 44 e l'ultimo motopeschereccio rientrato in patria è 30 agosto del 44. Io mi avvio alla conclusione perché chi mi conosce sa che a me piace essere sobrio e cercare di suscitare quanta più curiosità piuttosto che raccontare decine e decine di scritti. La guerra però a San Benedetto del Tronto purtroppo non finisce con l'arrivo dei polacchi, perché tra il 44 e il 48 tutta una serie di motopescherecci saltò in aria, perché purtroppo ripescarono le mine che disseminavano insomma il nostro fondale. Dal San Vincenzo II, 4 dicembre del 44, al Carlan, il dicembre del 48. Ma che cosa accade? Che poi con la ripresa della vita, dell'attività peschereccia, un altro pericolo arriva dal mare, e cioè la mancanza degli accordi con le autorità titine, e iniziano i sequestri dei motopescherecci che sconfinavano, talvolta erano tratti in inganno, e insomma c'è una vicenda addirittura con l'intervento del Santo Padre con il patema appunto per il destino di decine e decine di famiglie sanbenedettesi, insomma, che non aveva più la pagnotta a fine mese. Dicevo, la guerra non finisce con la liberazione, possiamo dire che la guerra a San Benedetto del Tronto finisce il 1 aprile del 49 e concludo con l'ultimo episodio in qualche modo nefasto, quando quattro bambini riportarono nel pieno centro abitato
dell'incasato urbano, delle granate che rintracciarono su quello che noi chiamiamo il monte di Briciccio, dal soprannome della famiglia Ferri. Quindi questi bambini riportarono queste granate, presero a colpirle e saltarono in aria, insomma, insieme all'ordigno. Permettetemi un ringraziamento, io volevo ringraziare la professoressa Marini del liceo scientifico, perché se di innesti, di connessioni sempre vogliamo parlare, è stato il mio gancio tra me ed Alessandra. Grazie. Rita, prego. Il piccolo Alfredino di Elsa Mangiaterra. Presa la sua bicicletta e sistemato Alfredo nel seggiolino che per lui aveva appositamente costruito, si avviava verso la stazione, facendo ben attenzione a che il bimbo, ancora convalescente, non ricevesse urti o scossoni. Era fiero di quel bimbo, suo primo nato, che quel giorno era particolarmente bello nei suoi vestitini della festa, completati da un berrettino ed una sciarpa rossi, confezionati da mamma Teresa. Alfredino era nato nel 1921. Credo che quel giorno fosse l'8 settembre del 22, festa dell'aeronautica militare, la cui patrona è la Vergine Lauretana. Per tale occasione si erano concentrati su Loreto un gran numero di camicie nere, anche di alto grado. Ad un certo punto, mentre era fermo sul ciglio della strada, tenendo saldamente il manubrio della bicicletta con entrambe le mani, vide transitare un camion di camicie nere che esponevano il gagliardetto inneggiante a Benito Mussolini. Rimase immobile, un po' stupito e un po' spaventato. Il camion si arrestò pochi metri più avanti. Ne discesero un paio di camerati che forse si erano anche indispettiti per via di quella sciarpa e quel cappellino rossi indossati dal piccolo Alfredo. Dapprima inveirono contro mio padre perché non aveva salutato il gagliardetto con il saluto romano. Poi, dopo aver strappato dalla testa di Alfredino il cappellino di lana, lo lanciarono in aria sparandogli contro diversi colpi di moschetto. Infine, quando mio padre, spaventatissimo per quanto stava accadendo, si giustificò dicendo che non sapeva che si dovesse salutare romanamente il gagliardetto, lo colpirono violentemente al volto. Questo gli fece perdere la presa sul manubrio della bicicletta, che cadde rovinosamente a terra, trascinando così Alfredo, che batté violentemente il capo sul ciglio della strada. Compiuta questa azione delittuosa, i due risalivano sul camion, lasciando mio padre tramortito e mio fratellino privo di sensi a terra. Un contadino che aveva assistito alla scena caricò padre e figlio sul suo birroccio e li portò presso la sua abitazione, che si trovava poco distante. La notte stessa Alfredino morì. E penso che adesso è il momento di qualcuno di voi, però prima volevo salutare il dottor Liberati, perché a breve avremo la possibilità di parlare del suo libro grazie a Katia Ventura, che lo pubblicherà. Grazie a entrambi. Chi vuole fare per prima la domanda? C'è l'architetto Sciara, che ha un microfono e gli brucia in mano. Nessuno? Sì, eccolo. Buonasera signori, a quanto posso aver capito queste storie di guerra
sono coperte da un da una sorta di rimorso dei diretti interessati, tant'è che solo i loro figli gli hanno venuti fatti venire fuori. Ecco, questo rimorso, come si può giustificare questo rimorso dei protagonisti di queste storie? Ecco. C'è un rimorso, effettivamente c'è un rimorso parziale, nel senso che in tutte le case la storia grosso modo era conosciuta, però come ha raccontato anche il professor Picker, non completamente. Perché? Perché c'è una storia raccontata che è stata ufficializzata dai libri e c'è una storia anche che è stata, tra virgolette, ufficializzata dentro le case, nascondendo anche a se stessi la parte più dolorosa. È stata rimossa perché bisognava sopravvivere, perché dal 46 in poi bisognava tornare a vivere nelle stesse case dove appunto erano dove mancavano le persone, si sapeva che erano state colpite, morte nei bombardamenti, trucidate, la vita si sarebbe necessariamente fermata. In più c'è stata una rimozione, non dico politica, ma comunque una scelta, perché è stata una guerra civile, è stata una guerra, ma a mio parere è stata anche una guerra civile appunto che ha diviso gli italiani che fino a pochi mesi prima andavano a scuola insieme, fidanzati, sono state fidanzate che hanno tradito anche involontariamente a volte. Lui poi ha raccontato del padre che ha dovuto, si è trovato in una frazione di secondi che probabilmente gli avrà rovinato la vita, non è stato più lo stesso uomo, quindi non poteva, l'ha rimosso lui, l'ha rimosso in casa, ma ha dovuto, la storia, la crudeltà della storia l'ha messo davanti a una delle scelte. E mio stesso zio, prima lei ha letto la professoressa Stecchione, no? Mio zio è stato fucilato da un plotone di camicie nere, di Senigallia e Iesi, e tra quei soldati, chiamiamoli soldati, da quei cappellacci neri, c'era un suo compagno di classe dell'Istituto Magistrale di Ancona. Ha riconosciuto il compagno e ha dovuto scegliere se premere a premuto. Quindi io immagino che vita avrà vissuto quando poi, 6-7 anni dopo, no, avrà fatto famiglia, avrà... magari voleva bene pure a quel compagno di classe. Quindi è una storia rimossa, purtroppo, necessariamente, a volte c'è poco da aggiungere a certe cose. Allora, no, la cosa si fa interessante. Volevo testimoniare un fatto che quando ero piccolo, sono gli anni 60, sono il 61, e fin da allora era un po' un rompiscatole, insomma, per punto di vista, faccio il giornalista, insomma. E da piccolo, no, quando vedevo i miei zii che tornavano, cioè, sapevo che tornavano dai lager sostanzialmente, no? E domandavo loro lì a casa cosa facevano, cosa succedeva in quei posti, no? Il silenzio era assoluto, il silenzio era assoluto, e io continuavo in maniera testarda a sapere. A quel momento interveniva mia madre con dei sonori ceffoni, no? Per chiudere la partita. Ma al di là di questo, episodio, di questo aneddoto infantile, c'è un altro aneddoto che mi fa portare poi ai giorni nostri. Quando sono andato in Kosovo, sono andato a Belfast per motivi di lavoro, lì la questione si faceva molto pesante, perché le etnie, la separazione etnica tra albanesi e serbi, che è tuttora presente, non è stata sommersa come qua in Italia, ancora viva e molto, molto tosta, nel senso che lì addirittura si mangiava anche le case, voglio dire, distruggevano proprio direttamente le case. E lo stesso succedeva un po' a distanza di tempo anche a Belfast tra cattolici e protestanti. Questo, dico questo perché mi domandavo, no, nel mio tragitto umano, nel mio percorso umano, come la nostra memoria, no, fosse completamente azzerata, no, sostanzialmente, no? Sostanzialmente, no, non abbiamo un popolo senza memoria, perché basta vedere quello che sta capitando attualmente. Ma questa mancanza di memoria è dovuta a questo
silenzio a senso che c'è stato per placare quei conflitti di cui dicevi, no, tu anche, scusate, ti do il tu, ma da questo punto di vista mi sembra interessante, oppure è dovuta proprio a una mancanza di memoria, non è stato trasmesso niente alle generazioni future? Allora, io vorrei stemperare un attimino questo fatto della mancanza di memoria citando un'idea di Carl Gustav Jung, che parla di inconscio collettivo, e sono perfettamente d'accordo con te se per mancanza di memoria intendiamo mancanza di cognizione e mancanza di consapevolezza di che cosa ci è voluto per creare questo modello di società che poi sta andando come sta andando. Non sono d'accordo invece se per mancanza di memoria intendiamo mancanza di risonanza, perché tutto quello che è stato fatto nel dopoguerra, la lotta imprenditoriale, spesso selvaggia, per ottenere un posto al sole, per conquistarsi qualcosa, è stata fatta sotto la spinta di memorie sommerse, di povertà e di frustrazione di cui non ci siamo ancora liberati. Cioè, quindi, in un certo senso, la memoria che non è stata trasmessa in maniera consapevole, cioè con chiarezza cognitiva, è una memoria che è vissuta dentro di noi in termini di insicurezza, in termini di un bisogno feroce che certe cose di non ritornare in certe situazioni passate, e che spiega molti comportamenti esasperati che abbiamo notato proprio nell'incedere della civiltà che sarebbe succeduta, diciamo, a questo momento. E credo che il problema si sia creato proprio per questa sorta di pudore, ma anche di una fascia generazionale, di non dover parlare chiaramente, di non dover parlare di umiliazioni, di non dover parlare di povertà, di non dover parlare di frustrazione, di non dover parlare di quel calpestio della dignità umana che abbiamo appena sentito. Però quello che è dentro di noi è ammosso dei comportamenti reattivi, dei comportamenti reattivi che molte volte, come tutti i comportamenti reattivi, rischiano di essere inadeguati o eccessivi, oppure poco consapevoli. Bene, se non ci sono, prego. No, voglio aggiungere solo che è giustissimo quello che avete detto entrambi, e sicuramente per quello che riguarda chi ha vissuto direttamente, cioè il singolo individuo che si è trovato a vivere delle situazioni che hanno prodotto una sofferenza indicibile, perché per un ragazzo di 20 anni dover decidere se lasciar morire lì, se dove morire lui insieme a questo amico, se lasciarlo morire, penso che sia una cosa terribile. E soprattutto io penso che forse in questo caso la rimozione è un meccanismo di difesa, per cui è un modo per difendersi negli anni successivi. E a un certo punto questa rimozione è diventata talmente tanto forte che lui veramente non si ricordava più quello che era successo. La sua mente l'ha cancellato. Quindi questo è successo perché poi me l'ha raccontato mia sorella relativamente a un caso sempre col papà, in cui venne dalla figlia di una sua amica che aiutava i partigiani, così, questa stava per morire, voleva incontrarsi con mio padre. Mio padre disse a mia sorella: ma chi è questa? Io non l'ho mai conosciuta nella vita mia. Invece l'aveva conosciuta, e come? Quindi ecco, c'è, diciamo, una rimozione talmente forte che ti cancella completamente la sofferenza. E poi lui è entrato in un'altra dimensione, in archeologia, ha scritto un sacco di libri, però tutta questa parte della sua vita, che sono pochi mesi per fortuna, ma lui l'aveva completamente incistata, completamente rimossa e tolta dalla sua vita.
non ne voleva parlare con nessuno, è una paura terribile. Lui ha avuto una reazione di panico quando io gli ho chiesto al telefono di parlare di queste cose, ha avuto quasi un attacco di panico proprio, assolutamente non voleva parlarne. Altra cosa è invece a livello collettivo quello che la società ha fatto per non voler fare i conti con i propri errori, insomma, del passato. Importantissimo, importantissimo, ma sì, esatto, esatto, finalmente, ma questo, il tempo in questo ti aiuta perché ti brucia un po' meno questa esperienza, finché era molto vicino bruciava molto, poi dopo si sono stati fatti dei passi avanti, però ecco, è importante che la scuola, ma la società in genere faccia cose, ecco, libri come questi possono servire, sappiamo che i giovani leggono poco, però insomma che a scuola si parli molto di queste cose è importante, perché molti giovani non hanno la minima idea di quello che è successo, ci potrebbero ricascare di nuovo, quindi bisogna che la società si protegga un po' da queste possibilità negative future. Bene, se non ci sono altre domande, vi ricordo che il libro di Alessandra Astrianzi, sono sia il primo che il secondo, sta lì all'ingresso. Un ringraziamento va a tutti voi, Rita, l'editrice, grazie. Ma volevo, quella signora lì che non vuole intervenire, ha avuto, penso che ci abbia ancora, un ruolo importante nella Regione Marche. Alberta, complimenti per tutto. Chiaramente ringrazio Alessandra e ringrazio il dottor Pinkerle. A proposito, quando andate a prendere un libro dove c'è scritto Alberto Moravia, andate a vedere se vicino c'è un nome che si è scritto Pinkerle, e poi domandate al dottore che rapporti c'ha con quel signore Alberto Moravia e Pinkerle. Grazie, grazie a tutti voi.